stiamo parlando dello scibile umano, vi do questa nozione. In, come lo sa, in ebraico, come si dice, terra è Adama, Adama, quindi in nostro modo ci sarebbero dei legami infiniti. Comunque, appunto, 8.000 avanti Cristo, però non stiamo parlando solo di archeologia, stiamo parlando appunto della storia dell'uomo. Vedete qua alcuni spunti, no? Ricorderete tutti, vabbè, sopra quella raffigurazione egizia dove vediamo, no? Quando lo ricordate la storia del popolo ebraico che protesta contro il faraone perché non ha la paglia. Ma cosa usava a fare la paglia? La usava a fare i mattoni, cosiddetti adoba di terra cotta, che sono mattoni, una mescola sempre di sabbia, argilla e fibra, quindi paglia. 4500 a.C. iniziano a comparire i primi mattoni cotti, ma pochissimi, usati solo per fare scoli e appunto canali di scolo dove c'era contatto diretto con l'acqua. Gli stessi romani che noi conosciamo come i più grossi costruttori mattoni, da Tarizio, sono in età auguste a iniziare a utilizzare davvero la terracotta. Prima era terra ricca. La muraglia cinese in buona parte è realizzata in terra cruda, era un terrapieno, la parte in cotto è molto poca. Ma perché questo? Perché cuocere era costoso, era dispendioso ed era difficile. Ma non è stato solo nell'antichità, quindi a livello archeologico, lo è stato fino al 1870. 1870 è davvero la rivoluzione industriale, un passaggio fondamentale. Con questa invenzione del forno abbiamo un salto generazionale. Vedete un attimo prima che con una moneta d'argento compravi 14.400 mattoni, poi in epoca romana, i crudi, e ne compravi solo 500 cotti. Perché fino ad allora, fino al forno Hoffmann, si cuoceva così. Questa è la classica fornace di derivazione romana usata ancora in tante parti del mondo, dove si fa il fuoco sotto, c'è questa pira, questa, no, di mattoni, e quindi tutto il fumo esce e solo la fiamma crea la temperatura e il calore per cuocere i mattoni. Potete immaginare quindi che differenze di temperatura ci siano all'interno di un forno del genere. Cosa che era ben consci gli artigiani, i fornaciari da allora, tant'è che i mattoni venivano poi divisi. Venivano divisi tra i poco cotti, gli albasi, fino ai forti, i ferrigni, i mattoni, quelli che vedete ogni tanto verdi e neri, che sono mattoni petrificati, ormai clinkerizzati, che hanno ormai assorbimento quasi zero. Quindi usavano quelli per fare le fondazioni, usavano quelli ben cotti per fare i muri esterni, usavano quelli poco cotti per fare tramezze interne o altri utilizzi interni. Considerate che fino a 545 gradi, finché il quarzo da alfa non si trasforma in beta, il processo di cottura o di trasformazione della terra è sempre reversibile. Vuol dire che se avete un mattone cotto a 520 gradi, lo lasciate fuori all'intemperie e quello ritorna a polvere. Se l'avete cotto a 560 gradi, quello resta, è sinterizzato, quindi il quarzo si è trasformato e resta mattone cotto. Questo è anche uno dei motivi per cui si vedono spesso murature esterne degradate. Vedete magari due mattoni che sono sciolti, vedete il resto della muratura intatta. Quelli erano mattoni poco cotti. Questo cosa vuol dire? Che tutto il mondo è pieno di terra. Metà della popolazione mondiale è portata a terra cruda, ma noi magari pensando a terra cruda abbiamo appunto in mente cose terzo mondo, ambienti folcloristici, la grande moschea del Mali. Invece no, io cerco di essere rappresentativo perché per pulito qualche spunto, voi essendo la nostra fornace a Gonzaga siete tutti invitati a venire là, ovviamente anche di tutto di più. Ma come dicevo, questo non è solo il terzo mondo, questa è una cascina che si trova tra Poggio Rusco e Finale Emilia, vedete tutta completamente in terra cruda. Questo è l'interno di un altro edificio storico in provincia di Ferrara. Casa mia, da Mendozara, tutti i muri interni hanno malta in terra cruda. La terra cotta era usata solo per edifici di un certo valore architettonico, storico e economico. Tutti gli altri usavano la terra cotta. Quindi non era una scelta, tra virgolette, ecologica, di moda o quant'altro, era una scelta economica. Abbiamo in Italia un'associazione che è un'associazione città della terra cruda, è un'associazione dei comuni
amministrazioni che hanno patrimonio da raccogliere. La concentrazione più grossa si trova nel Medio Campidano, quindi tutto il sud della Sardegna, l'Abruzzo, l'Astigiano, l'Alessandrino, ma vi dico che dopo il terremoto sono tantissimi gli ingegneri che ci chiamano perché hanno visto che magari gli edifici della nostra zona dell'Emilia hanno muri fatti in terra cruda, di cui si è persa la conoscenza semplicemente perché è stato applicato un intonaco a calcio cemento. Magari solo quando fanno l'addio, quando succedono eventi del genere, spostano una porta, si accorgono che sotto non c'è il mattone rosso, ma c'è un mattone grigio verdastro. Quindi cosa facciamo con la terra cruda oggi? Con la terra cruda si possono fare ancora i mattoni, cosiddetti adobe, si possono fare murature, premesso che in Italia la terra cruda non è considerata nemmeno materiale da costruzione, non solo che non esiste la normativa, non è considerato nemmeno materiale da costruzione. Considerate che la Germania quest'anno a giugno ha emanato delle nuove DIN proprio sulla costruzione di terra cruda. È una tecnica appunto diffusa, è stata usata molto anche nel dopoguerra, quindi c'erano già le DIN fino agli anni 70, sono state ritirate e però ripresentate adesso. Zone sismiche come Sud America, Centro America, Perù e quant'altro sono piene di terra cruda e hanno normative specifiche sulla costruzione di terra cruda. Oggi per noi è solo decorazione, finitura di interno, non è prodotto strutturale. Qui si fanno i mattoni stampati a mano, quindi fango, fibre, noi adesso usiamo Kenaf, quindi la parte della canapa per, come fibra, per argilla. Con queste si fanno quindi più che altro tamponamenti o rivestimenti, qua una struttura CA dove è stata rivestita con una muratura in mattoni per recluta, che vengono messi giù con una malta in terra cruda, poi con una malta in calce e si posano con un normalissimo prodotto laterizio. Facciamo intonaci in terra cruda, che si possono applicare a macchina a mano su qualsiasi supporto, e usiamo gli intonaci e hanno delle caratteristiche molto particolari. Prima di tutto che la presa è di natura meccanica, non abbiamo una trasformazione chimica o una presa quindi di altro tipo. Non dobbiamo come la calcia avere una carbonatazione, quindi una reazione tra l'acqua e il carbonato di calcio. Non abbiamo avere una cristallizzazione come il gesso, solo presa meccanica. Cosa vuol dire? Che l'acqua deve evaporare e la terra deve appiccicare al supporto. Questo è un grosso vantaggio per vari motivi. Il grosso vantaggio è che ho ripiantato dappertutto, mentre per il limitano la calcia no. È un altro grosso vantaggio perché è completamente reversibile. Perché se noi gli tiriamo un secchio d'acqua, andiamo poi con una rastra o quant'altro, possiamo rimuovere sempre l'intonaco, l'applicazione in terra cruda, senza danneggiare quello che c'è da sopra. Credo che anche per questo sia uno dei materiali che è stato utilizzato nel cantiere e che il sovrintendente stesso ha accettato senza nessuna riserva. Quindi presa meccanica, quindi come sta sulla terra cruda? Se voi immaginate che per capitato di prendere due vetri, metterci una goccia d'acqua e appoggiarli, questi non riuscite più a staccarli, no? Ma dovete farli scorrere su un piano. Quella è la presa della terra cruda, cioè se voi immaginate l'argilla a microscopio sono delle lamelle, queste hanno una carica più o meno, queste si avvicinano, si compattano e stanno attaccate. Se aggiungiamo l'acqua va in mezzo a queste di nuovo molecole, le distanzia e il legame non è più forte, quindi per questo è reversibile. Quindi completamente naturale. Beh, ovvio sulla sostenibilità del prodotto, non essendoci nessun processo di cottura, è riconosciuto anche secondo i protocolli di Italia, l'Inter e quant'altro, come materiale col più basso contenuto di energia primaria tra tutti i materiali a costruzione, molto più basso dello stesso legno, perché non c'è cottura, è semplicemente scavazione di un materiale e aggiunta di acqua. Intonaci adesso si usano molto magari anche su case moderne, usi insieme a riscaldamenti radianti o case di legno. Poi però soprattutto facciamo rasature, avanti, quindi no, finiture e quant'altro, ma soprattutto facciamo decorazione. L'anno scorso per la lavazza abbiamo fatto lo stand al Salone del Gusto, dove la lavazza ha scelto questo materiale per dare un'estetica molto accattivante alla sua realizzazione, mi è piaciuto talmente tanto che adesso la Vazza sta aprendo una caffetteria a Chicago dentro l'Italy e ha di nuovo scelto la terra cruda per come finitura. Ecco, questo è un
tra la base, no? Un colore intero, oppure il colore, due colori c'è. L'altro tema, quello del colore, come otteniamo il colore? Gli stessi sei colori che abbiamo visto scelti in un museo non vengono dall'aggiunta di pigmenti naturali o sintetici che siano, ma sono i colori del suolo, della zona in cui andiamo a raccogliere l'argilla. Noi scaviamo l'argilla dalla Calabria al Piemonte e ogni territorio ha quel colore. Quindi abbiamo l'argilla della nostra collina di Po, che quando la vedete cotta viene del colore di questo pavimento rosato, ma che se la vedete cruda è un grigio verde. Abbiamo l'argilla piemontese che sono ocra, l'argilla calabrese appunto che è cioccolato, sarda grigia e quant'altro. Quindi ogni territorio ha un colore, ogni territorio è una natura, ogni territorio è un genius loci, quindi materiali che si adattano in tutti i contesti senza esclusione, cioè riuscite ad abbinare qualsiasi questo prodotto, qualsiasi colore, senza grandissime difficoltà. Ma facciamo soprattutto adesso design. Sono sempre di più i designer importanti, architetti, gli ampi artisti che si stanno avvicinando a questo prodotto. Questa è una realizzazione a Salone del Mobile l'anno scorso, cucina di Claudio Silvestrina, con decorazioni, pareti, pavimenti e mobili dietro realizzati in terra cruda. Prego. Anche questo, sono questi sui progetti di Agenzia Urbana, allestimento sempre al Foro Salone a Milano, dove vedete ecco l'applicazione in terra cruda. Quindi la terra, anche magari la moda, quello che è comunque materiale temporale che sta rientrando in architettura. Tra virgolette, forse questo di San Benedetto è un'altra particolarità, dell'Ultracomato Vabbia, è una tra i primi, una realizzazione in terra cruda quando adesso sta, come dicevano, arrivando a Milano, Zurigo o a Cegara. San Benedetto c'è da 3 o 4 anni. Quindi qui, vabbè, immagino che viste diverse, semplicemente è stato applicato con il tonachino su zone già esistenti, decolorazioni naturali, quindi facilità d'uso, con la terra, no? Oltretutto abbiamo un pH neutro, quindi si usa senza guanti, quindi facciamo le workshop con i bambini, oltre alla costruzione normale in edilizia, viene utilizzato come dai privati ai tecnici, applicatori esperti, e ognuno riesce a esprimere la sua peculiarità e caratteristica del prodotto. Il carro, come avete visto prima, è disegnato perché poi con l'argilla facciamo anche pitture, quindi che sono a base d'argilla e quindi riusciamo a pitturare e a ripetere lo stesso tema, lo stesso colore anche a pennello. Ricordate per dire che, non so, le stesse icone fatte a foglia d'oro, sotto la foglia d'oro c'era sempre uno strato di bollo rosso. Il bollo rosso è un'argilla, le più famose sono in Puglia, tra virgolette, è un'argilla eccezionale che serviva anche a far risaltare come supporto per l'icona contata. Oppure pitture, no? Le famose terre naturali, si dice certi pigmenti che si usano anche sulla calce, alcune di queste, altre non sono che argille macinate, molto fini e utilizzate come colorante. Ma sono stato in Fiera Sana un mese fa, c'era un'azienda che usava l'argilla ventilata, che non è altro che l'argilla micronizzata, per fare maschere per il viso del signore o per berla anche per scopi terapeutici e quant'altro. Quindi, come ho detto, un materiale a 360 gradi che ha 10.000 anni di storia. Questi sono alcuni dettagli, non mi vorrei dilungare altro appunto sulla cosa, perché poi è un prodotto che coinvolge tutti i sensi, ma soprattutto non è quello tattile. Quindi poi vi invito anche durante la visita a toccare senza rovinare l'allestimento, però a fare